Sono aumentati fortemente i contagi, sappiamo quale non è il problema. Ragazzi, il problema non sono i mezzi pubblici la mattina, quelli che portano i ragazzi a scuola, lo sappiamo perché. Perché il problema lo conosciamo già da marzo-aprile, lo sapevamo che le scuole avrebbero riaperto e ci sarebbe stato questo problema. Quindi ci siamo attrezzati in maniera corretta. Infatti, guardare negli autobus la mattina qual è il giusto distanziamento. Guardate come sono nella massima sicurezza i ragazzi, guardate. Giustamente, quando sai che i ragazzi vanno a scuola nella massima sicurezza e tornano a casa con la massima sicurezza, poi è giusto fare le misure giuste in classe, no? Le mascherine, il disinfettante, le maestre non si possono avvicinare, giusto, perché i ragazzi vanno a scuola nella massima sicurezza, quindi è giusto anche adottare le misure corrette in classe. Adesso però il governo sta affrontando un altro problema, ragazzi, quello di evitare gli autobus più pericolosi. Infatti ha messo il coprifuoco da mezzanotte alle 5. Perché? Perché gli autobus pericolosi sono due, ragazzi, quelli pericolosissimi. Allora, c'è quello delle 3 di mattina, ragazzi. Perché? Perché i ragazzi vogliono la merenda buona in classe, no? La merenda ancora calda, quindi che fanno? Prendono l'autobus delle 3. Vanno nel forno, si fanno il panino con le loro mani, no? Con la forma che vogliono, no? Bello caldo, scroccariello, ci mettono la mortadella e poi quando il pane è pronto vanno in classe. Un altro autobus pericolosissimo in questo periodo, ragazzi, è quello delle 5 di mattina. E certo, questo è il periodo dei funghi porcini, ragazzi, dei funghi. Quindi i ragazzi che fanno? Prendono l'autobus delle 5, no? Vanno nel bosco, si fanno quei 4-5 funghi porcini per farsi le pappardelle la sera con i funghi porcini e poi vanno in classe, quindi... Eliminati questi due autobus siamo molto più tranquilli. Adesso, dato che siamo i primi di novembre, finalmente il governo sembra che abbia capito il problema dei mezzi pubblici, quindi sta rinforzando i mezzi pubblici la mattina, addirittura vogliono utilizzare i bus turistici, quelli che sono fermi con il turismo, no? Nelle grandi città. Quindi a questo punto, dato che c'è un altro problema da affrontare, quello delle feste natalizie, ragazzi, là ci saranno grossi assembramenti capodanno, quindi dato che i tempi per affrontare i mezzi pubblici sono stati quelli di 6-7 mesi, ci immaginiamo che il nuovo DPCM per sapere come comportarci a Capodanno uscirà verso aprile-maggio, ecco, aprile-maggio.